Buongiorno a tutti carissimi e carissimi. Come vedete, io qui sulla spianatoia oggi sono andata a fare degli gnocchi. Queste sono 1,8 kg di patate. Io le ho messe a lessare, ho levato la buccia per agevolare prima la cottura, ma ci sono volute 50 minuti. Poi le ho scolate, le ho messe qui sulla spianatoia, le ho fatte freddare e dopo, con l'aiuto del mio compagno che me le ha passate nello schiacciapatate, eccole qua. Una volta freddate bene bene, sono andata ad impastare. La farina non so dirvi il quantitativo, perché quello poi vi dovete regolare da voi a secondo quanta se ne prende la patata. Ecco, non ho messo né uovo né niente, non è servito. E questi sono gli gnocchi per 4 persone, cioè per 5 persone, vedete? E poi ci sono andata a fare un ragù qua. Ho fatto il ragù con la macinata, eccolo qui. Poi mi era avanzata della carne macinata, ci sono andata a fare delle polpette al sugo. Questo io l'ho fatto, ho fatto rosolare prima carota, cipolla e sedano, tagliata a pezzetti. Ecco qui la carota. Una volta rosolata, ho messo giù il macinato, l'ho fatto rosolare un po', poi ho sfumato con il vino bianco e dopo ho messo il sale. Poi sono andata a inserire il pomodoro, io ho messo il pelato, l'ho tutto schiacciato e ho aggiunto un pochino di pepe e sale e un po' d'acqua, e poi l'ho lasciato fare a fuoco bassissimo per un'ora, un'ora e mezza, e questo è il risultato del sugo. Qui già c'è la pentola con l'acqua, tanto i gnocchi si fanno subito, come vengono a galla si devono tirare su. E questo, amiche, per oggi è tutto. Poi metterò la foto del piatto finito. Ciao amiche, ciao ciao. Allora, come vi dicevo all'inizio, vi faccio vedere il piatto finale, eccolo qua. Questo è il mio piatto finito, gnocchi, con una spolverata di parmigiano sopra. Auguro a tutti una buona giornata e buon pranzo. Ciao ciao!